the night sky, trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. Oddio, alle total 90 rosse, Rio. No, spettacolo. Questo cambia tutto. Voglio un... Kilo Rio Ferdinand, ma sa che te ne è total 90. Quelle che usavo io quando ero a io. Niente, allucinante. Bravo Diallo. È il secondo intervento automatico che fa quel Diallo. Francone. Non si fotte con Rio. Stabuelle ho fatto 18-2. Qua ho fatto una fatica incredibile. Ma proprio, ma che succede? Bravo Diallo, sembra un po' il miglio. Ti ho messo al gruppo dei Big Boys di 2 anni, Massive Boys di 2 anni. No, Franco Bari! No, Killer Rio Ferdinand. Ma io comunque sta quel CDC è rapidissimo. Cioè in accelerazione vola, Kist. Guarda quanta esperienza qui. E chi ta vive, Mitto per... che culo. Viviano! Si mola. Bravo Diallo, bravo. Rio Ferdinand. Mi mancavano queste varrate di morte che chiama Rio Ferdinand mie Zocamp. Oh my god. Ma c'ho voi che provi a Franco Baresi contro a David. Ma guarda che meraviglia sto Diallo. Ma è proprio un bello yucaturicchio. C'ha i piedi un po' fucilati, però... Tasi and mappe combo bene! No! Dai, dai. Ma è molto presente. Ma guardate quanto è veloce sto Diallo. È una cosa allucinante. Messo che si chiami Diallo. Guardalo, guardalo. Ma è gratis quello, eh. Se fa con obiettivi. E per ora vi dico che lo ritengo superiore a tutti quelli provati finora, SBC, che la gente, seppur buona riel, là. Franco, Tasi and Franco. No, non vanno da Franco. Hanno evitato di andare dal lato di Francone e Baresi, sapendo che non sarebbero mai passati. Comunque promosso a pieni voti, devo dire, la prima, quel CDC è una delle poche volte che vedo un giocatore giftato dalla EA. Ci sono stati altri casi, però rari, che worka veramente. Ma qualcuno può spiegare a questo che non sta giocando un qualifier, Dio caro? Rio Ferdinand. Vabbè. Bravo. Naggia. Bravo Rio. Vabbè, l'abbiamo capito. Bravo Viviano. Ci vuole un altro gol. Sa che sta pareggia CNCN. Aio Rio Ferdinand. Sono molto sorpreso. Guardate come è preciso negli interventi. Ehi, chi sta a rigore? Ad esempio, invece... Ma che forte sto Diallo! Oh my god. Niente. Gol sbagliato, gol subito. Rio Ferdinand. Maronna, le mazzate di morte che si stanno chiavando Petit e Cantona. Let's go. Aiù, cane e pecora. Sono i cani, i pastori maremmani. Cane e pecora. No.
Vediamo Diallo. Aiuto. Ma ha un'accelerazione bruciante stu Diallo. Mitto per Franco, no. Ma sa che ha trollato Franco a su giro. E invece no. Ah, quello è Rio Ferdinand. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo testato quest'oggi, lo faremo solo ed esclusivamente di Rio Ferdinand e Diallo, che sono dei giocatori che potete riscattare in maniera gratuita, chi con gli swap, chi con gli obiettivi lì. Abbiamo provato pure il buon Viviano, che devo dire, salutiamo, e che si è comportato molto bene, quindi è utilizzabilissimo. Una bella sorpresa. Grazie mille, il Barbanera 00 per la sub regalata a Emanuele Lippo, gentilissimo, il Barbanera. Thank you very much. E questo Baresi, che seppur lento, però si è rivelato utilizzabile, quindi tutti belli utilizzabili. Però soffermiamoci su questi due. Ovviamente non consiglio nessuno di questi due, non passi il messaggio sbagliato. Parliamo di Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, che in questa versione è sempre stato notoriamente la versione più marcia di Rio Ferdinand, perché c'è il Baby che è molto fast, il Prime che è una bestia, e questo era un ibrido, una via di mezzo che non ha mai workato. Stranamente quest'anno è utilizzabilissimo, e ci tengo a specificare che non è che lo dico che quest'anno tutte le icon che gli altri anni, no, non è così, perché ad esempio abbiamo provato Puyol e non poteva circolare. Questo qui invece quest'anno è notevole. Full automatico praticamente, molto fisico, sposta chiunque e recupera molto bene a campo aperto, e per di più R2 L2 vola letteralmente. Quindi vi ritrovate una sorta di Militao speciale abbuffato di steroidi che dà ammazzate in mezzo al campo, perché non dico che è veloce come Militao, ma poco ci manca. È alto simile, però è molto più doppio e sposta molto più di Militao. E come interventi automatismi difensivi siamo lì. È molto più deciso di Militao negli interventi. A volte Militao è poveri tenne puro tratto carisma. Chissà, classico tipo, lo sapete, no? Per tutti voi amici, che io mi rendo conto che ci sono alcuni tratti che sono pochi chiari. Tipo forte di testa, è eloquente perché vuol dire che è forte di testa. Però carisma ce l'hanno in pochi. E praticamente è molto importante perché sta a significare che alle feste è chi che porta è femmina. Quindi mi raccomando, fateci caso a queste cose. Detto ciò, lo straconsiglio, stile intesa consigliato Ombra, gli do ovviamente come voto un bel 8,5. Onestamente, con gli swap, se dovete scegliere, se avete una squadra che pecca in termini di difensori centrali e volete un icon che vi linka chiunque, questo fa il caso vostro. 7 swap anziché farne 8 e rischiare il pacchetto icon. Io l'ho trovato da lì, ma sono stato fortunato perché prima ho trovato due baresi. Succatevi lui, perché è veramente un signor difensore centrale. Straconsigliato, 8,5. Andiamo a parlare di quest'altro, Diallo. Altra sorpresa incredibile. Me l'ha farmato The Rock, che si è messo a fare squad battle, eccetera, eccetera. Sorpresa clamorosa. Perché questo in game si presenta con un body type sul 1,80 m più o meno. Ottimi work rate, rimane inchiodato davanti alla difesa. Però non è come altri che abbiamo provato in queste settimane, con il work rate normale, alto, normale, normale, che rimane inchiodato e sta lì. Questo non avanza, però nel momento in cui la gente supera la vostra tre quarti, questo li aggredisce in una maniera incredibile, cioè non supera la tre quarti, ma la tre quarti è la sua. Quindi va ad aggredire, intercetta, ma quello che colpisce è che è velocissimo. Cioè, quando voi non avete palla, poi palla al piede è una bustarella, però quando non avete palla, sapete chi mi ricorda, chi ste proprio assai, questo è per i boomer, apro una parentesi, per i boomer. V'ho ricordata Ramirez? È così! Mi ricorda un botto quel Ramirez di FIFA 13? È così, sta tutto part. Quindi,
molto agile nei cambi di direzione e mi ha colpito tantissimo questo giocatore. Quindi, se vi devo dire, se avete Kanté, ad esempio, che costa 180k, vendetevelo, monetizzate, mettete lui. Ovviamente lui in termini di automatismi difensivi non è Kanté, però è più veloce, se la cava meglio coi passaggi, è più alto, è più completo secondo me. Non è top difensivamente come Kanté, però è più completo in generale. Poi non costa nulla, lo avete gratis, è francese, vi linka mezzo mondo. Io ve lo straconsiglio. Fino a mo' lo sapete, ho provato vari CDC della Premier, chi non si girava, chi non difendeva, chi questo, nonostante le stats non siano delle migliori, vi garantisco che è veramente un bello giocatore, sbloccatevelo. Silentesa consigliato, Ombra come voto, gli do un bel 9 perché è gratis, perché è presente in mezzo campo. Ovviamente non è che questi giocatori pigliate palla, la mettete a fare i numeri. Questi li dovete utilizzare per rincorrere, levate palla, la dovete dare. Perché con 76 attività, 77 dribbling, questo non può circolare. Recuperi, filtrante, recuperi, palla vicina. Ok? Quindi bel giocatore, straconsigliato. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video. Non so se mai dovesse uscire questo video, non so se mai uscirà questo video. Comunque vi ringrazio, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere una review. Alla prossima.